Però è così che io ho smascherato un truffatore. Se non mi fido non è colpa mia, tutta sta gente mi vuole che io. Bella a tutti ragazzoli, questo è Spe, oggi siamo con un nuovo vlog. E ragazzoli, oggi siamo con un vlog abbastanza diverso dal solito. Perché sì, oggi stiamo per smascherare un truffatore. Allora, questa è una storia veramente molto figa che, allora, vorrei mettermi seduto per raccontarvela. Che, oggi ci divertiremo. Allora, cos'è successo? C'è un mio amico che ha perso parecchi soldi online per colpa di questo ragazzo. Allora, adesso vi spiegherò tutto. Vi faccio prima un preambolo, vi spiego un po' le cose basi. Allora, ci sta questo ragazzo che ha un gruppo Telegram dove fa finta tipo di vendere le partite di calcio. In poche parole, calcio scommesse, che sarebbe una cosa super illegale. Ora io non sono nessuno per dire sì, esiste il calcio scommesse, no, non esiste, a volte lo fanno. Perché io sono uno sportivo, cioè vedo delle partite di calcio per gustarmi le partite. E non vado a pensare a queste cose, anzi io non gioco le schedine, non so nulla veramente di questo mondo. Allora, vi spiego, ci sta questo ragazzo che ha un gruppo Telegram, ma poi vi metterò tutti i nomi, eccetera. E praticamente dice su questo gruppo, aspettate, prendo il telefono perché ho tutti gli screen, che questo amico mio sta in questo gruppo Telegram, o almeno stava in questo gruppo Telegram. E adesso vi spiegherò il perché. Però prima di spiegarvi tutto volevo anche dirvi scusate se questo video esce molti giorni dopo di quando lo sto registrando, perché oggi che lo sto registrando è martedì 4 giugno. E questo video non so quando uscirà, però mi sto preregistrando tutti i video per Los Angeles, perché io il 17 giugno partirò per Los Angeles. E vabbè, se mi seguite su Instagram già lo sapete, se non mi seguite su Instagram andatemi a seguire su Instagram. Ecco, io sono Luis Espo, mi raccomando, sto quasi a 1 milione di follower, quindi andatemi a seguire. E tutte le persone che mi seguono sia su Instagram che su YouTube fanno parte della Sespos Family. E a te ti ho riconosciuto, a te non fai parte della Sespos Family. Cazzotti solo per te. Dai, basta semplicemente iscriverti qui al canale YouTube, guardare dei video, lasciare like ai video, lasciare anche le foto Instagram, seguirmi su Instagram, dai, è una cavolata, è pure gratis, quindi fallo. Comunque, a parte questo, non so quando uscirà questo video, comunque lo sto registrando il 4 giugno. E allora, adesso vi dimostrerò tutto. Allora, ci sta questo gruppo che si chiama Scommesse Sportive Esatte. Vi metto qui lo screen del gruppo, leggiamo la descrizione. C'è scritto: iscriviti ora al mio canale Telegram e già domani potrai guadagnare 500 euro con le scommesse sportive. E giustamente uno che legge sta cosa, cosa fa? Giustamente si iscrive, perché dice, cioè, 500 euro sono tanti. Però poi andiamo avanti perché dice: 29.400 euro guadagnati nell'ultimo mese, più di 4 anni di esperienza. Scrivimi e ti darò una scommessa vincente. Alessandro sa che Alessandro trattino basso sa sarebbe il nome in codice, secondo me, perché ovviamente se fa delle cose del genere, tipo calcio scommesse o cose illegali, ovvio che non mette il suo nome. Quindi, boh, il nome in codice sicuramente sarà Alessandro trattino basso sa. Magari si chiama veramente così, non lo so. E adesso vi mostro cosa mette nel gruppo. Nel gruppo comunque sono quasi 26.000 persone ed è un gruppo privato, quindi se lo cercate non potete entrare. Per entrare dovete per forza essere invitati da questo Alessandro. Infatti io non sto dentro al gruppo, ci ho provato ad entrare ma non ce la faccio. E infatti poi quando scriverò ad Alessandro farò finta di essere un membro del gruppo. Speriamo che non controlli. Comunque, allora vi metto qui un altro screen e dice: io vi voglio insegnare a guadagnare con me, per questo vi insegno a giocare le mie schedine e ad aumentare le entrate giorno dopo giorno. Vabbè, poi scrive tipo altre cose: nessun rischio, lavoro professionale, vabbè, tutte queste cose. E qui vabbè, pensi tipo sarà un ragazzo che dice secondo lui quali sono le sue schedine, come finirà secondo lui il risultato e basta. Molte persone fanno così, te lo linka, poi se vinci vinci, se perdi perdi. Però non è così, adesso ve lo dimostrerò. Già ho questi screen, ho il nome utente di questo ragazzo su Telegram e gli vado a scrivere. Semplicemente mi hanno spiegato che te devi pagarlo. Lui ti dice i risultati e dice sono 100% giusti. E in realtà poi perdi le schedine. Cioè c'è qualcuno che ha vinto, però ovviamente la maggior parte delle persone perdono. E io lo so perché anche questo amico mio ha perso, quello che sta nel gruppo, o almeno stava nel gruppo. Oggi proverò anche io a pagarlo per farmi dire un risultato e vi farò vedere come truffa. Cioè io non mi andrò neanche a giocare la schedina. Poi se magari mi dà il risultato esatto rosico dentro. Però raga, non andate a giocare d'azzardo, soprattutto se siete minorenni, perché è illegale. Io ho comunque 19 anni, però non andrò a giocarla allo
stesso. Allora, scrivi a questo ragazzo: ok, ho inviato questo messaggio. Ehi, ciao, sto sul tuo gruppo sulle scommesse. Vorrei comprare la partita da 200 euro di oggi. Puoi spiegarmi come funziona? Perché in poche parole lui vende le partite da 70 euro e le partite da 200 euro. Nelle partite da 70 euro ti dice solo la squadra che vince, cioè vince la squadra di casa, pareggiano o vince la squadra di trasferta, e ti dice tre partite da giocarti. Mentre quella da 200 euro ti dice proprio il risultato esatto. La partita finisce 0-0, 1-0 per la squadra di casa, 1-0 per la squadra di trasferta, 1 pari, 2-1 per la squadra di casa e così via. E queste erano le uniche cose che so. Aspettiamo la sua risposta, sperando non ci metti molto. Ok, sono passati tipo 5 minuti, non mi ha ancora risposto, quindi sollecito e gli scrivo: fammi sapere se è possibile. Ah, ok, lui mi ha risposto subito. Mi ha risposto: lavoro con una sola banca internazionale, Tinkoff, che non la conosco, quindi mi dispiace Tinkoff. Questo è il sistema più sicuro per ricevere un una tantum. Il sistema supporta Mastercard e Visa. Ti invierò un link per il pagamento. Vabbè, per il pagamento. Segui il link e paga con la tua carta. Ci sarà un importo di 14.200 in rubli russi. Questo è pari a 200 euro. La banca effettuerà automaticamente la conversione durante il trasferimento e di conseguenza pagherà 200 euro. Hai bisogno di un link? Vabbè, dopo tutta questa cosa io voglio semplicemente dire no. Vorrei pagare con PayPal. Quindi vabbè, vediamo se posso pagare con PayPal. Ok, mi ha risposto sì, puoi pagare con PayPal. Anche questo mi ha risposto subito, meno male. Allora gli rispondo io subitissimo, senza perdere tempo, e gli scrivo: una volta pagato ti mando lo screen e mi invii il risultato. Cioè, giustamente, per capire un po' come funziona, perché la prima volta gli scrivo. E lui, cioè, già mi ha risposto subito dicendomi: posso ricevere il pagamento da me PayPal solo come trasferimento personale a amici e parenti. Che grande. Già qui si capisce che truffa. Che grande. Ora ve lo spiego, cioè, perché se fai il pagamento PayPal amici e parenti, tipo, da quello che ricordo, se non sbaglio, non puoi annullare il pagamento e mi sa che manco ci vai a pagare la commissione. Cioè sì, infatti dopo scrive: ciò deriva dal fatto che non posso pagare la commissione. Inoltre, se ricevo trasferimenti di denaro come pagamento per beni o servizi, verrò rapidamente bloccato. Beh, allora se perde faccio pagamento di 2 euro con beni e servizi, così bloccano PayPal. Se invio il bonifico come pagamento per beni o servizi, restituirò i soldi indietro e non riceverò le previsioni. Ma proprio cattivo, eh. Ah, ecco qui, lui mi ha dato la sua email PayPal, che ve la metto qui. Cioè, quindi se dovete mandare qualche pagamento a questo qui, cioè, raga, vi truffa. E già ve lo dico, perché ha truffato l'amico mio e sta per truffare anche me. Cioè, io già lo so che mi sta truffando e mi faccio truffare lo stesso solo per portare un contenuto. E poi andatemi a dire: ah, schifo Sespo, sei capace solo a copiare. Raga, vedo una... ma fatemi sta zitto. Ecco qui, ma pure in risposta al messaggio, sì, quello che dicevo: una volta pagato mi mandi lo screen e mi invii il risultato. Ok, adesso gli ho scritto: ti mando ora lo screen, ma la vincita è sicura? È la prima volta che faccio una cosa del genere. Adesso aspettiamo la risposta, ma ovviamente anche io ho fatto una domanda stupida, perché se deve rubarmi soldi lui ovvio che dice sì che è sicuro. Però vabbè, vediamo, almeno abbiamo le prove. Perché sennò molti diranno: no, Sespo, ma lui non ti ha mai detto che è sicuro al 100%. Eccolo qui, ha risposto: al 100%. Quindi la vincita è sicura. Ok, gli faccio il pagamento. E regà, vi metto qui lo screen del pagamento. Sì, avete visto bene, 14.000 rubli russi, ma come ricordo come si chiamano. Ok, mi ha mandato lo screen. Pareggio 1 pari tra Flamengo e Corinthians. Giocano alle 2:30. Regà, io ve lo dico, andrò a dormire e vedrò il risultato, cioè, stanotte. Cioè, mi metto magari la sveglia alle 4 di mattina, oppure domani mattina quando mi sveglio con calma. Sì, facciamo così: domani mattina mi sveglio con calma, magari verso le 10 di mattina faccio colazione e poi vedo se ho vinto. Manco uscirà il video, perché non truffa. Oppure magari gli dice quello che lui ha messo il risultato a caso e l'ha indovinato. Se invece sbaglia, c'è un bel video e l'ho smascherato. Mi scrive anche: il fratello ti scriverà un po' più tardi e spiegherà tutto. Non so cosa significa. Allora vi spiego un po' in poche parole quello che dice sul gruppo, dove io non ci sto, ma comunque l'ho visto con i miei occhi da persone che conosco, che comunque stanno nel gruppo, o almeno stavano nel gruppo, perché guardate, questo amico mio stava nel gruppo e poi questo screen, dopo che gli ha truffato 70 euro, perché lui si era fatto la partita da 70 euro, l'hanno eliminato dal gruppo. Quindi dai, eh. Voi
voi comunque potreste tranquillamente dire: Edo, quello che hai fatto è illegale, perché non puoi mettere una chat privata pubblica. Ed è vero, ci avete completamente ragione. Però allo stesso tempo, se è vero che questo fa calcio scommesse e quindi il risultato è giusto, è comunque una cosa illegale. E anzi, se truffa, ancora peggio, perché se il risultato non è vero, è una truffa online ed è molto più illegale rubare che smascherare uno che ruba. Alla fine, cioè, io ho semplicemente smascherato, o sto per smascherare, uno che prova a truffare persone o magari anche bambini che vogliono giustamente avere dei soldini in più così facili. Comunque, una cosa che ho sempre pensato io è che i soldi facili purtroppo non esistono, raga. Purtroppo i soldi non crescono dagli alberi, quindi dovete studiare e poi lavorare per fare i soldi. E tutte queste cose vi dicono: sì, è facile, te basta che mi dai 10 euro, io te ne do 1000. Sembra tipo Pinocchio: te mi dai le monete d'oro e cresce l'albero de monete d'oro. Non funziona così, purtroppo. E dico purtroppo perché piacerebbe a tutti essere miliardari senza far niente. Comunque, questo qui mi ha detto il risultato. Mi ha detto: sì, se la sono giocata, quindi la partita finirà al 100% così. Io non dico altro, dico semplicemente che ci vedremo direttamente domani mattina, appena mi sarò svegliato, e vedrò il risultato. Comunque, a parte questo, regà, io vi do la buonanotte, ma noi ci rivedremo tra qualche secondo. Buongiorno a tutti. Allora, si può vedere dalla faccia che io mi sono svegliato tipo da un quarto d'ora e parlo piano, visto che Rosalba sta dormendo. E come volevasi dimostrare, appena mi sono svegliato ho visto subito sul telefono e la partita non è finita uno pari, è finita 1-0 per il Flamengo. Quindi non ha indovinato il risultato. Cioè, uno può dire: vabbè, dai, per un gol. Però, raga, è comunque il risultato sbagliato. Lui ha detto 100% sicuro e invece non era il 100% sicuro. Cioè, ha buttato lì un risultato a caso, poi si finiva uno pari, dicevo: dai, ha ragione. Se invece finiva in un altro modo, non mi avrebbe detto niente. Infatti stamattina io ho scritto, ricordate cosa è successo? Mi ha bloccato su Telegram. Quindi, regà, vedete come funziona? Funziona che appena gli dai soldi, se sbaglia, ti blocca. Però è così che io ho smascherato un truffatore. Cioè, vi ho fatto vedere un po' come funziona e voglio darvi proprio questo consiglio: non vi fidate della gente online, soprattutto se dovete dargli soldi in cambio di altri soldi. Perché appena ti dare soldi a una persona, fidatevi che non vi arriverà niente indietro. E niente, però, scusate la mia faccia, i miei capelli, che io adesso dovrei tipo andarmi a fare i capelli, a tagliarmeli, cioè almeno a sistemarmeli un pochino. La mia faccia è un po' distrutta di prima mattina. Che poi all'interno del gruppo si vedono tipo video dove dicono: sì, mi ha detto il risultato, ho vinto tanti soldi. Ok, quello lì sarà semplicemente qualche amico suo che fa un video, che viene pagato, oppure semplicemente gli fa questo favore. Quindi, ragazzuoli, questo video finisce qui. Io ho un sonno assurdo, mi piacerebbe tornare a dormire, solo che no, perché bisogna editare questo video, visto che dobbiamo anticiparci tutti i video per l'America. Io vi saluto, scusate se questo non era un vlog tipo super interessante, ma ci tenevo, perché a volte dar buoni insegnamenti è sempre giusto. Dico buoni insegnamenti a virgolette, perché comunque alla fine vi dico semplicemente: attenti alle persone, attenti a chi fidarvi, e mi raccomando, quando dovete dare i vostri soldi, perché i soldi facili purtroppo non si fanno. E soprattutto perché se questo ragazzo avesse avuto veramente un metodo per fare i soldi infiniti con le schedine, di certo non l'avrebbe detto a tutti. Comunque, ragazzuoli, se questo video è piaciuto, lasciate un bel like, commentate e condividete. Fatemi sapere nei commenti se magari anche a voi è successo di essere stati truffati, oppure a qualche vostro amico. Iscrivetevi per unirvi alla Sespos Family. Noi ci vediamo con un prossimo video. Baci, cuccioli. Io giovane bello Dorian Gray, tu giovane babbo Dorian Fake. A me frate fanno il ritratto, ehi, te sei una copia soltanto, ehi.